Ma mi verrebbe, visto la data, mi verrebbe di parlarvi del tempo. Il tempo che non è denaro, perché però è abbastanza difficile da capire cos'è il tempo. Molti ci hanno provato, anche Einstein. Però alla fine la riflessione era, insomma, se il tempo lo collochiamo in un posto dove non c'è materia, dove non c'è energia, a questo punto non esiste neanche il tempo. Abbiamo deciso noi poi che cos'è il tempo, quando passa, quanto passa e dove passa. In questo momento è passato circa un anno da quando mi sono collegato a questo aggeggio infernale, si chiama Facebook. Ho avuto molte possibilità, ho dato qualche possibilità, mi sono divertito anche molto. Adesso mi stacco perché il tempo passa un po' troppo velocemente e quindi ne ho passato anche un po' troppo qua. Voglio prendermi il tempo, voglio cercare di prendere il tempo, non lo voglio fermare, ma lo voglio usare in un'altra maniera. Quindi auguro a tutti voi di prendere il tempo e di riuscire a governarlo. Forse non c'è niente di più difficile che riuscire a governare il tempo. Pensate a quegli attimi, quei pochi 10 secondi che passano appena prima della mezzanotte. Quando siete tutti lì a contare, a preoccuparvi del fatto se il passato è passato, se il presente è presente e se il futuro sarà meglio. Ma soprattutto, una volta che il passato è passato, esiste? Che sia esistito, sì, ma esiste ancora. Nel momento che c'è il presente, non esiste più. Come disse qualcuno, il presente è un ponte, no? Per andare da qui a là. Quindi, molto probabilmente questa immagine, questo video che sto mandando è già passato, come è già passata la luce che vedete delle stelle nel firmamento, no? Quindi, ripeto, auguro un futuro pieno di luce, futuro pieno di luce propria che voi potete creare. Non state a vedere la luce riflessa, se state appunto a vedere le teorie della relatività, così molto probabilmente vi rendete conto che l'immagine, la luce che vi proviene da quella o di quell'altra stella, viene da molti, molti, molti anni luce e molto probabilmente quella stella non c'è neanche più. È lì che ci domandiamo: il futuro, il passato, esiste o non esiste? Che discorso. Io so solo che se volete mi potete trovare nel futuro, però non nel presente, perché il presente è già passato. Vi bacio, vi abbraccio e adesso ballerò, ballerò, balliamo, come all'ultimo dell'anno. Ehi, trenino!
dopo adesso dove vado?